Torna la paura nel Vallo Lauro. La scorsa notte una potente esplosione ha svegliato gli abitanti di 15. La deflagrazione è avvenuta in una casa in fase di ristrutturazione nei pressi di Piazza San Sebastiano di Paolino Bonavita, avvocato civilista. Nessun ferito, ma la casa è inagibile. Indagano i carabinieri sull'esplosione di origine dolosa. Trovate tracce di liquido infiammabile e residui di un ordigno che potrebbe essere stato innescato a distanza. Lo stesso avvocato non si esprime sulle cause dell'attentato. Non so niente, mi hanno avvisato che c'è stato uno scoppio o qualcosa nella mia abitazione in via San Sebastiano. Subito, appena saputo la notizia, sto rientrando. Bonavita è fiducioso sull'operato delle forze dell'ordine. Ho la massima fiducia nelle forze dell'ordine e mi aspetto che mi diano un risultato quanto prima. Credo che non sia doloroso. L'avvocato 2 anni fa era rimasto vittima di un altro attentato non collegabile. All'epoca dei fatti, l'avvocato era impegnato in politica, consigliere provinciale e tra i banchi dell'opposizione in comune. In quell'occasione vide andare distrutta la sua auto in un'esplosione. È successo alcuni anni fa, la mia macchina, ma guardasse all'epoca stavo in politica, non so niente.